Ciao amici di Prepper.it, torniamo a un nuovo video sul tema dell'affilatura. Uno dei primi video che avevo fatto oramai anni fa riguardava l'affilatura vista dal punto di vista teorico, cioè capire cosa facciamo realmente quando stiamo andando a filare un coltello e che cosa succede. Questo perché? Perché nel momento in cui so cosa sta capitando, sono in grado di farlo meglio, sono in grado di distinguere quando mi danno dei consigli alla cavolo, sono in grado di scegliere gli strumenti giusti e via dicendo. Per chi si fosse perso questi video, consiglio spassionato, andatevi un attimino a rivedere per avere un quadro completo della situazione. Mi è stato chiesto di far vedere come funziona e come si adopera un sistema tipo quello del Lansky, un sistema estremamente assistito, quindi estremamente semplice. Due cose fondamentali per avere un buon filo: la prima è che l'angolo con cui andiamo a fare il filo del coltello rimanga il più costante possibile, quindi vogliamo che dal ricasso fino alla punta l'angolo del coltello rimanga uguale. Questo a meno che non abbiamo coltelli particolari tipo il tracker, dove vogliamo una filatura più fine in un punto e poi più grossa dall'altra parte. La seconda cosa che vogliamo è che rispetto allo spessore del coltello il filo sia sempre al centro, non vogliamo che quindi che si pieghi a destra e a sinistra. Queste sono tutte cose abbastanza complicate da ottenere per un neofita quando ad esempio andiamo a utilizzare le pietre, perché ci basta andare a cambiare l'angolo di incidenza del coltello sulla pietra piuttosto che durante il movimento, piuttosto che fare un po' di passaggi in un modo e poi un po' di passaggi nell'altro. Questi sistemi cercano di eliminare tutto questo come? Attraverso una pinza che va a collocarsi sul coltello e che va a guidare tutti quanti i nostri movimenti. L'idea qual è fondamentalmente? È quella che andremo ad attaccare il coltello alla pinza in questa maniera e che poi, utilizzando queste scalanature, andremo a tracciare sempre lo stesso angolo. Questo ovviamente è già un aiuto enorme per quando andiamo a cercare di fare il filo a un coltello. La seconda cosa è che questi kit ci mettono a disposizione 5 pietre diverse con una grana diversa, che quindi ci aiutano, in quello che abbiamo visto appunto nei video della teoria, a fare dei passaggi graduali. Non vi faccio vedere tutta quanta la filatura del coltello fino alla fine perché è una noia mortale. Quello che ci serve è capire come funziona questo sistema. Pinza, ok? Pinza con una vite fissa sopra e poi abbiamo n viti che possiamo andare a utilizzare per l'altro buco. Olio per affilatura, queste sono tutte quante pietre d'olio, quindi ogni volta che andiamo a utilizzarle questo qui dovrà essere utilizzato per andare a bagnare la pietra prima di andare ad utilizzarla. E alla fine abbiamo invece questi ferretti che servono per l'orientamento della singola pietra. Questi più questo sono quello che ci permetteranno di descrivere un triangolo perfetto e quindi mantenere gli angoli di affilatura costanti. Andiamo a vedere come. Allora, c'è un sistema a vite, quindi la nostra vite noi andiamo a infilarla, ok, e abbiamo la possibilità quindi di avere tenuti attaccati i due pezzi. Vi faccio subito notare una cosa: la seconda vite qua, quando viene su, non ha nella sua controparte un foro. Ok, c'è soltanto una specie di piccola indentazione, perché? E adesso andiamo a vederlo. Allora, prendo il coltello, qua vedete che la pinza non è completamente piatta, c'è un piccolo scalino qua, ok, vediamo se si riesce a vedere meglio, eccolo qui, ok. Una volta pinzata vado a prendere e stringere la vite di fissaggio. Ecco qua, quindi la prima vite l'abbiamo stretta, rimane la seconda. A cosa serve la seconda? Serve in realtà a distanziare queste due parti, ad allargarle in maniera tale che, siccome questo rimane fisso, la presa, la pressione che viene fatta dalla pinza qui in aumenta. Io allargo da questa parte, vuol dire che si dovrà stringere da questa. Ecco qua, più allargo questo, più stringe questo, e fino ad arrivare ad avere una presa solida. Questo non dovrà mai muoversi durante tutto quanto il processo della filatura. Ci sono degli indicatori dei gradi, 30 gradi, 25, 20, 17 e la stessa cosa di qui. Ok, non sono gradi perfetti perché, guardandoci un po' di trigonometria, se qua andiamo ad avere un coltello più spesso, più largo, qua questi gradi più o meno andranno a cambiare, ma stiamo parlando di decimali. Ogni pietra può essere accoppiata a uno di questi ferretti. Alla fine della pietra c'è questo occhiello con questa vite di serraggio. La cosa che poi dovremmo andare assolutamente a fare, questo è molto importante, è verificare che l'allineamento della pietra con il ferretto sia il più lineare possibile, e faremo questo appoggiandolo
su una superficie piana e andando a controllare che sia perfettamente aderente dall'inizio alla fine. Ok, vedete che in questo momento la linea della pietra prosegue e arriva esattamente sul ferretto. Andiamo a prendere l'olio che viene dato in dotazione, un altro olio per la filatura che avremo a disposizione noi, andremo a passarlo sulla pietra direttamente. Non saltiamo mai il passaggio della lubrificazione della pietra, perché altrimenti questo potrebbe andare a danneggiare sia la pietra che poi il coltello. Coltello fissato, pietra fissata, a questo punto dobbiamo cominciare a fare i passaggi. Dobbiamo scegliere l'angolazione da utilizzare. Per questo tipo di coltello, per gli usi che prevedo di farne, la cosa migliore secondo me è andare sul livello più alto. Ovviamente se utilizzo questa scalanatura su questo lato, quando poi andrò a ribaltare il coltello dovrò utilizzare la sua corrispondente dall'altra parte. Ed ecco qua il trucco, o comunque la genialità di questo sistema. Ogni volta che andremo a fare dei passaggi della pietra sulla lama, è facile vedere che l'angolazione, anche se ci spostiamo, rimarrà sempre la stessa, ed è questo il punto di forza di questo tipo di strumenti di affilatura. Per quello che riguarda adesso le passate, il discorso è abbastanza semplice. L'ho visto fare in molti modi diversi. C'è chi lo fa esclusivamente andando verso l'alto, c'è chi fa anche avanti e indietro, c'è chi invece fa anche dei movimenti circolari lungo tutta quanta la lunghezza del tagliente. Sinceramente, per quello che riguarda la mia esperienza personale, ho visto che vanno bene tutti e tre, soprattutto quando si usano le prime pietre, quelle più grosse. Quando invece arriviamo su quelle oltre la grana, oltre la 1000, quindi quelle più fine, allora in quel caso lì è utile cominciare a lavorare soltanto con il metodo corretto di asportazione verso il posteriore. Quindi parto dal tagliente della lama e a questo punto vado in su verso l'alto. Questo fondamentalmente fino a quando non avrò fatto un numero sufficiente di passate da un lato, giro lo strumento, uso la stessa scalanatura che ho usato da una parte per l'altro lato e ripeto l'operazione da questa parte. Fatto questo tipo di operazione un numero sufficiente di volte, controllo il filo, vado a vedere se è il caso di passare alla pietra con la grana superiore. Questo ovviamente è una cosa che viene con l'esperienza, nel senso che facendolo poi vi rendete conto se c'è. Bene, ok, capito un attimino come funziona il sistema e per quello che ci può veramente essere utile, alcune considerazioni personali. Va benissimo per quando vogliamo cominciare a prenderci la mano, va benissimo per quando non abbiamo voglia di stare lì a impazzire a fare un filo in maniera particolare. Ovviamente le capacità personali sono l'obiettivo del prepper, quindi meglio essere capace di farlo ad esempio con una pietra piuttosto che dover utilizzare questo tipo di strumenti, che però, ribadisco, per me rimangono comunque degli strumenti validissimi e utilissimi. Detto questo, anche per la filatura è tutto, ci vediamo al prossimo video, alla prossima, ciao!